Halo Knight 2, la bicicletta davvero per tutti, estremamente flessibile, ma non la bicicletta che fa per me. Siamo a settembre, tempo di nuove ripartenze e sono sicuro che tanti di voi stanno pensando ai propositi per l'anno nuovo. Mangio più sano, vado in palestra e perché no? Perché non utilizzare una bicicletta per andare a lavoro? Questa potrebbe essere proprio la bicicletta che fa al caso tuo. Perché? Perché la Halo Knight è la bicicletta per me davvero per tutti, perché è davvero estremamente flessibile e dinamica. È praticamente una 3 in 1, una city bike, una mountain bike e anche uno scooter elettrico, tutto raggruppato in questa bicicletta. Come vedete dal display, che si vede molto bene, l'ho testata già per 37 km, quindi vi posso dire davvero vita, morte, miracoli di questa bicicletta. Una cosa estremamente interessante è che dal pacco batterie al motore il cablaggio è tutto qua dentro. Ci sono le viti di protezione, ma potete notare come i cavi passano tutti qua, quindi è tutto molto molto pulito. L'unico cavo che rimane è quello del freno. Infatti abbiamo freno a disco sia sul posteriore che sull'anteriore, quindi questa qua è una cosa estremamente interessante, proprio perché, come anticipato, le caratteristiche del motore lo rendono quasi uno scooter elettrico, quindi è fondamentale avere un ottimo sistema di frenata. Spostandoci da questa parte possiamo vedere il cambio rigorosamente Shimano, 7 rapporti sul posteriore, 3 rapporti sull'anteriore per 21 rapporti totali. E mi soffermo nuovamente su questo cablaggio qua, un connettore molto comodo tra la batteria, posto ovviamente nel corpo centrale della bicicletta, e il motore. Cosa fondamentale per le opere di assistenza, no? Devo cambiare la gomma? Il motore è qua dentro e nel mozzo posteriore, e c'è il rischio davvero di avere problemi a sostituire le ruote quando il motore è qua dietro. Questo connettore semplifica il tutto. Alzandoci completa ovviamente la bicicletta il portapacchi posteriore, che regge fino ai 25 kg, con staffaggio per la luce esterna che però è presente qua sul retro, alimentata con delle sue batterie e un suo tastino fisico, quindi non è collegata al corpo batteria. Questo sellino molto ampio, molto molto comodo e resistente, e anche il suo taglio la rende ovviamente un'ottima city bike, proprio perché è estremamente estremamente comoda. Ma spostandoci sull'anteriore possiamo notare invece le caratteristiche da mountain bike: queste sospensioni di 10 cm regolabili e ovviamente sbloccabili, che in abbinamento al battistrada e all'ampia ruota da 29 permettono di trasformare questa Halo Knight anche in una mountain bike. Ovviamente poi l'estetica estremamente soggettiva, a me piace molto questo nero con finiture bianche, questo taglio ibrido tra il maschile e il femminile che si adatta davvero a tutte le condizioni. Completa il tutto ovviamente un cavalletto molto molto resistente per reggere i suoi quasi 30 kg di peso. Ah, dimenticavo, è una bicicletta estremamente economica per quelle che sono le caratteristiche, infatti ha un prezzo tranquillamente sotto i 1000 euro, e con i codici sconto che trovi in descrizione te la puoi portare a casa intorno ai 700-800 euro, e davvero per tutte le caratteristiche che ti ho appena descritto è davvero tanta tanta roba. Ma bando alle ciance, vediamo subito di metterla sotto stress, perché alla fine deve funzionare. Come vedete siamo a 37 km, per questo prova su strada e ti racconto come si comporta in città, fuori città e anche in modalità mountain bike e addirittura scooter fino a 45 km orari. Ed eccoci pronti a partire da Pinerolo direzione Cavour. Diamo un'occhiata rapidamente al manubrio. Quindi abbiamo manubrio relativamente stretto ma abbastanza comodo, freno, ovviamente cambio Shimano sia da una parte che dall'altra, quindi qua abbiamo i 7 rapporti della prima ghiera e qua l'adattatore della seconda ghiera per 21 combinazioni totali tra ghiera anteriore e ghiera posteriore. Qua abbiamo il nostro display ben illuminato, quindi si legge bene o male tutte le informazioni che servono. Tasto accensione, tasto più, tasto meno. Tasto più tenuto schiacciato attiva e accende la luce frontale, tasto meno
attiva l'acceleratore. L'acceleratore che troviamo anche qua, che è illegale in Italia e deve essere disattivato, ma noi lo testeremo comunque. Vediamo inoltre la velocità in chilometri orari, l'intensità dell'assistenza, che ovviamente tasto più, tasto meno possono far variare, quindi 5 livelli di assistenza, fanale acceso, che se noi teniamo schiacciato andiamo a spegnere, e poi qua abbiamo vari dati, quindi 21 km quelli che ho già fatto, il viaggio 1 km, il voltaggio 48 volt, estremamente interessante, ma ne parleremo tra poco, e il tempo di percorrenza. Sono partito da 5 minuti e voglio raccontarti questa mia trasferta da Pinerolo ai nostri uffici, mostrandoti perché secondo me la Halo Knight è la bici davvero per tutti, ma non per me. Ovviamente l'obiettivo di questa recensione è mostrarti tutte le caratteristiche tecniche e funzionali di questa macchina, ma anche portarla allo stress. Quindi vedremo se l'autonomia dichiarata di 60 km con la massima assistenza viene rispettata, e soprattutto, considerando che siamo ad agosto, devo arrivare in ufficio senza essere totalmente pezzato. È proprio per questo l'acceleratore lo lascio ancora, perché ci può servire. Adesso mettiamoci subito in marcia e vediamo un attimino le prime impressioni, anche se in realtà, come vedete, 20 km li ho già fatti, quindi ho già le idee abbastanza chiare. Assistenza alla pedalata 1, parte subito e pedalando mi porta già subito fino ai 15 km orari, che è la pedalata, diciamo, da passeggiata della domenica. Se noi aumentiamo l'assistenza sempre mantenendo la stessa frequenza di pedalata, poi in autonomia mi porta praticamente fino ai 23, 24, 25 km orari. Ovviamente in questo contesto vedete come la batteria si è già scaricata in maniera importante, proprio perché sta diventando un motorino. Poi ci dicono che ci sono circa, con la massima assistenza, ci danno un'autonomia di circa 50 km e lo possiamo verificare. Qua vedete come, lavorando con un'assistenza livello 3, la batteria è già scesa di una tacca, siamo solo a 24 km totali, ma praticamente non sto pedalando, quindi il sensore di pedalata va a influenzare quello che effettivamente è l'assistenza, no? È il motore che lavora non in assistenza ma indipendentemente. Sente che stai pedalando e ti spinge fino al livello che è stato definito. Per questo secondo me una bicicletta di questo tipo qua ha senso far lavorare sempre sui livelli più bassi, proprio perché bisogna pedalare, no? Ogni tanto, cioè, se no davvero tengo il motorino e la bicicletta perde un pochettino di significato. Della ristrutturazione per posizionare le GoPro, perché stiamo facendo l'impianto elettrico. Guardate qua. Buongiorno. Buongiorno. Che bella magliettina. Raccontaci che cosa fai oggi. Oggi pensavo di tirare qualche cavo. Ok, iniziamo. Non ho tanta voglia, però devo fare. Quanti cavi previsti? Quanti chilometri? Quindi segna tutto, che segna tutto, nel senso, va bene, dati, non poi il resto ci aggiustiamo. Oggi si tira cavi. Tutta la parte dati, TV, parte connex, quindi tutta la parte tutto domotica. Possiamo. Esatto. Ok, allora piuttosto ci vediamo, quindi ci racconti come si monta l'impianto domotico. Ma dopo, adesso iniziamo a lavorare, io devo arrivare in bici fino in ufficio, quindi ci metti un attimo. Ci metto un attimo, dai. Perfetto. Ciao, buon lavoro. Come vi dicevo, questa è la bici per tutti e ti ho appena dimostrato la prima tranche di chilometraggio, praticamente un motorino, uno scooter da utilizzare fino a 45 km orari. Ovviamente normativamente va sistemato, ma capite che se uno vuole utilizzarlo davvero per muoversi in città o fuori città è la soluzione ideale. Infatti io farò un bel po' di chilometri e per adesso non sono per niente sudato, perché ha fatto quasi tutto il motore. Per quello a me non fa impazzire, perché se vado in bici vorrei pedalare. Per questo consiglio tenere sempre il livello molto basso se uno vuole avere un po' di pedalata, cioè l'assistenza fino ai 20 km orari, e poi vado a integrare. Ma non solo, infatti, come possiamo notare, abbiamo cerchioni da 29 con un battistrada bello grosso da 2,1,
con una finitura ideale sia su strada che anche sul leggero fuoristrada. E la riprova è qua, su questi ammortizzatori che noi andiamo a sbloccare, e da qua possiamo andare a regolare, che ovviamente ci permetteranno di fare un leggero fuoristrada, anche se il taglio della bici è molto più da città, ha queste caratteristiche che lo rendono idoneo anche sul fuoristrada. Quindi adesso rimettiamoci all'opera e lavoriamo di fuoristrada. Accendiamo nuovamente il motore. Assistenza 0, pedalata mia. Assistenza 1, praticamente anche qua davvero mi porta fino ai 15 km orari tranquillamente lui, e io pedalo molto poco. L'ammortizzazione frontale, vedete come c'ha un'escursione molto molto buona. Oh, salvo, salvo! Ragazzi, non so se vi rendete conto, guardate lì dietro, mega pozzangherona, e direi che il parafango hanno fatto il loro mestiere. Infatti, se non per uno schizzetto di fango, ma se noi guardiamo, pantaloni davanti, dietro, scarpe, tutto, tutto bello pulito. Quindi fuori strada approvato, parafanghi approvati. Adesso ci dirigiamo in ufficio, lascio sbloccato ovviamente gli ammortizzatori, perché le strade di campagna non sono sempre bellissimi, e vediamo un attimino di arrivare in ufficio, perché ormai il tempo scorre. Giù il pedale e il motore parte subito, quindi è una cosa che può piacere come me, come no, ma appena metti giù il pedale, nel un quarto di giro il motore parte subito. Metto giù il pedale e va che parte, parte subito. Allora, adesso stiamo per affrontare un pezzo di strada davvero molto particolare, perché nello scorso test della bicicletta sono passato in un guado che era stato disintegrato e sono anche caduto. Quindi se vuoi recuperare quell'episodio lì in cui sono caduto, mi sono spaccato la schiena, ho spaccato la bici, nulla di grave ovviamente, ti invito a recuperarlo in descrizione qua nelle schede. Era sempre una e-bike, sempre omaggiata da Gigamall. Oggi devo passare sullo stradone dove passano le macchine che viaggiano parecchio, quindi andremo a testare la velocità massima della nostra Halo Knight 2, che abbiamo già visto essere di circa 45 km orari. Si può sbloccare anche fino ai 50, ma direi che 45 sono più che sufficienti. Ripartiamo, giù il pedale, vediamo un pochettino, e parte subito, vedete? Parte subito, un quarto di giro e subito il motore si attiva e spinge. Ci siamo, quindi aumentiamo a 5, non ci sono macchine, giù il pedale, va che va. Giù l'acceleratore, ma tanto come abbiamo visto si può anche andare senza acceleratore. Attraversiamo subito questo tragitto qua. Come vedete sono a 45-46 km orari, non sto neanche pedalando, è un motorino praticamente. Assistenza livello 5, la batteria tiene parecchio, Togliamoci subito appena possibile dallo stradone. Dobbiamo arrivare a quella rotonda laggiù per uscire dallo stradone principale. E direi che è andata alla grande. Abbiamo perso un attack, ma appena poi siamo usciti dalla modalità quinta potenza abbiamo recuperato le due tacche. Sono arrivato di nuovo al livello 3 di assistenza, che sono i 30 km orari. E sicuramente adesso arriviamo in ufficio il prima possibile. Ultima pozzangherona e voilà, eccoci. Ritorniamo qua per trarre le conclusioni finali di questa Halo Knight 2, che come anticipato nell'intro di questo video è la bicicletta davvero per tutti, ma forse non per me. Premessa fondamentale: ovviamente io non sono un ciclista professionista, ma neanche amatoriale, cioè io dagli ultimi 10 anni la bicicletta l'avrò vista davvero solo per fare queste recensioni. Ed è questo qua il punto chiave. Voglio che questa recensione sia sincera da un non addetto ai lavori. Punto numero 1: a me la pedalata col motore posto sul mozzo posteriore con sensore di velocità non piace. Non piace perché spesso è pedalare a vuoto.
e forse sono un po' nostalgico, ma mi piacerebbe, quando scelgo di utilizzare la bicicletta, fare un po' di attività fisica, non far fare tutto al motore. Per questo dico che questa bicicletta qua non fa per me, perché a me, a pedalata mia, non fa impazzire. La Eleglide, quindi la sorella che trovate sempre su Gigamall, in descrizione trovate il link, è sicuramente molto più adatta alle mie caratteristiche, alla mia soggettività. Ciò detto, questo è davvero il prodotto per tutti. Perché? Perché ha l'ergonomia e la comodità di una city bike con pedalata assistita, ha il dinamismo e il comfort di una mountain bike, visto anche proprio il battistrada e le caratteristiche, il manubrio molto ampio e lo spunto della potenza di questo motore incredibile, ideale in montagna per gli amatori, per i non professionisti che quindi utilizzano la bicicletta saltuariamente e vogliono andare ogni tanto in montagna o comunque nell'off-road per farsi qualche giro. Ma è soprattutto la bicicletta per tutti i giorni, proprio per la sua capacità di diventare uno scooter elettrico. Quindi se decido di utilizzare questo per andare alla è estremamente comodo e confortevole e non pesante l'utilizzo della bicicletta, quindi facilita davvero tanto l'utilizzo e l'integrazione di questo prodotto nella vita quotidiana. Sono più stanco, non voglio troppo pedalare? Beh, lascio in modalità 3 o modalità 4 che il motore faccia il grosso della fatica. Voglio andare a farmi la scampagnata? Beh, allora modalità 1, modalità 0, cioè la diventa una bicicletta in tutto e per tutto. È davvero estremamente flessibile. Se un rider, beh, hai bisogno di spunto, di velocità, di autonomia, questa è la bicicletta che fa per te. Sei un ciclista della domenica? Beh, questa è la bicicletta che può fare a casa tua, proprio perché il mix on the road e off road si adatta perfettamente alle tue caratteristiche. Sei un imprenditore 2.0 che vuole andare a lavoro in bicicletta per tenersi in forma e salvaguardare l'ambiente? Beh, questo può fare a casa tua, perché anche se sei un uomo in giacca e cravatta non devi arrivare necessariamente pezzato. E cosa più importante, è la bicicletta per tutti per il prezzo estremamente competitivo. Siamo sotto i 1000 euro. Siamo tra i 700 e gli 800 euro a seconda anche delle promozioni in essere e del codice sconto che trovi in descrizione. È davvero la bicicletta per tutti, estremamente economica ma estremamente funzionale e flessibile per tutte le necessità, con caratteristiche che la rendono davvero quasi professionale, dal sistema di frenata alla potenza del motore, senza considerare tutti i sistemi che la rendono molto molto comoda, dall'ammortizzatore al sellino ampio e confortevole. Quindi davvero, questa è la bicicletta per tutti. Come detto, a me lo stile di pedalata non fa impazzire, ma è una scelta totalmente soggettiva. Ma dovessi consigliare al buio una persona che vuole iniziare a entrare nel mondo della mobilità elettrica o comunque delle biciclette, beh, questa è la soluzione giusta. Spero che questa recensione mia sincera sia stata per te di tuo gradimento. In descrizione ovviamente trovi tutti i riferimenti per acquistarla con i relativi codici sconto. Però devo dirti che mi sto appassionando al mondo delle biciclette e probabilmente nelle prossime settimane potrebbero arrivare altre recensioni. Se non te le vuoi perdere, iscriviti al canale, attiva la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ne?